sette. È andata meglio della camera, come. Come voti è andata meglio della Camera, molte meno defezioni in percentuale. Mi pare di capire che il decreto legge è definitivamente approvato e ne sono lieto. Adesso la fase 2, quando comincia? È già cominciata la fase 2. Aspettiamo qualcosa prima di gennaio? Era già dentro la fase 1, adesso verrà sviluppata a grande velocità. Prima di Natale. E molti auguri a tutti. Grazie. Abbiamo fatto tutto il necessario? Certamente abbiamo fatto quello che era possibile nel volgere di 2 settimane. Resta da fare un lavoro enorme per liberare l'economia italiana dai freni che ne hanno per troppo tempo rallentato la crescita. È un'opera di lunga lena che questo governo concepirà, indirizzerà e che solo in parte realizzerà. Per quanto riguarda le liberalizzazioni, voglio affermare che tutti i suggerimenti, anche provenienti da uffici studi autorevoli, anche su settori delicati come per esempio le farmacie, e che tengono in mente anche obiettivi di tutela della salute pubblica, sono suggerimenti su cui il governo lavorerà con grande attenzione. Beh, un discorso pieno di senso di responsabilità che ci fa guardare al futuro con speranza, e poi un discorso che mette in luce come il passaggio parlamentare, sia tra le critiche e gli assensi, sia molto importante per questo governo. Quanto riguarda le proteste della Lega, che ne pensa? Ma la Lega dice le sue cose e fa parte della dialettica parlamentare. Noi in questo momento siamo da soli all'opposizione, vedremo un prossimo futuro, in questo momento noi siamo da soli, siamo fieri di esserlo. I confini non sono eterni e il Nord non è disposto ad affondare. Questa è una manovra recessiva, le stime dicono che il prossimo anno si perderanno più di 500.000 di posti di lavoro, chiuderanno migliaia di aziende, beh, chiaramente su questi temi bisogna fare delle serie riflessioni. È sorprendente la Lega, che sembra Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Non vota questa manovra, ma ha votato provvedimenti molto più duri e meno utili per il Paese quando stava al governo. Colleghi, questa è un'offesa al Parlamento. Non è un'arena. Non è un'arena. Vi richiamo all'ordine. È uno scempio al Parlamento questo, colleghi. Non è degno del Parlamento. La volete smettere? La volete smettere? Dovreste vergognarvi di quello che state facendo. Togliete quel cartello. Questo non è uno stadio, è il Parlamento. Questo è il Parlamento. Vergognatevi. Basta. Siamo veramente caduti in basso. Bravi, bravi, bene, bene, bene. Avete trasformato il Senato in uno stadio. E mi stupisco che anche il capogruppo fa queste cose. Signor Ministro, parli. Parli. Sì, signor Presidente, a nome del Governo autorizzato dal Consiglio dei Ministri pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'articolo 1 del disegno di legge numero 3066 di conversione in legge del decreto legge 6 dicembre 2011 numero 201 nel testo approvato dalla Camera dei Deputati.
Prendo atto, convoco immediatamente la conferenza del Capogruppo, la seduta è sospesa.